Non sarà Milan-Inter e nemmeno Roma-Lazio, ma è pur sempre un derby. Il nostro derby, come ce l'hanno a Verona e Genova, con tutte le sue rivalità, campanilismo e antipatie. Padova e Cittadella stavolta si scontrano per sopravvivere. Mai come quest'anno la posta in palio è altissima. Un derby fratricida, perché chi perde può ritenersi in Lega Pro. E allora si vanno a rivangare gli anni di storia. Il Padova ne vanta 104, la Città solo 40, ma già uno sgarbo ai cugini l'ha fatto quando i biancoscudati brancolavano in Serie C e Granata si distinguevano nella Serie Cadetta. Un torto questo che i tifosi del Padova non perdoneranno mai, perché Padova siamo noi, dicono, e non quelli dell'Alta che si credono chissà chi. Ma ai Granata basta ricordare che loro una panchina l'hanno fatta saltare, quella di Calori, e che all'andata il derby l'hanno vinto loro. E come non rimembrare quel capolavoro di Raimondi, che con il match in parità sbloccò tutto con un bolide da 35 metri. Così come quella volta che il Città vinceva 2-0 a Leoganeo e Totò Di Nardo riacciuffò il 2-2 quando nessuno più ci credeva. A volte è finita con tanti gol, 3-3 un anno e mezzo fa o addirittura al tombolato 4-1 per il Padova. Difficile immaginare salvezza per entrambe, perché questa stagione è di quelle disgraziate e domani una delle due sarà fuori. Sarà un bel derby di sicuro, con cornice di pubblico da grandi occasioni, ma non veniteci a dire vinca il migliore, perché non servirebbe a niente.